Buongiorno e buon inizio settimana. Si comincia con un video perché? Due motivi. Il primo, vorrei che la nitidezza del video facesse comprendere ancora una volta la distorsione, l'alterazione, la volontà di non far vedere. Ma nulla ci può fermare a far sentire, anche perché è abbastanza. Mentre invece, secondo motivo di questo video, stamattina ho bisogno di far vedere, oltre che far ascoltare. Mi domando per quale motivo, se per un momento di gloria, o perché c'è qualche domanda, risposta, messaggio, codice al di sotto di questo gesto, se ne è riappropriato o appropriato, un altro addetto ai lavori, e cioè questo. È un gesto che stamattina mi è stato rivolto in maniera etica e professionale, da chissà con chi sto parlando. E allora, è per personalismo, egocentrismo, 5 minuti di gloria in virtù del video in cui ne parlo? O perché c'è un messaggio, una domanda, una risposta? Sono molto curiosa. In correlazione a questo e alla chiarezza, vorrei cominciare con un input su quell'atto che vi avevo invitato nella ricerca rispetto alla nascita del codice penale. Gazzetta Ufficiale, 28 ottobre 1930. Parto con quella che è la relazione in prefazione a tutta la sua stilata. È un punto che, a mio avviso, chiarisce in trasparenza i principi fondamentali, sempre. Anche in quei periodi di cui non sappiamo molto. La stessa vittoria sui nemici esterni rimarrebbe sterile gloria, qualora non si apprestassero i mezzi più idonei per garantire l'esistenza e la conservazione dello Stato nei rapporti interni coi cittadini. Io invito gli addetti ai lavori a rendere onore a questi principi. 1930. Ma risaliamo ancora più indietro. Si parla di 1885. I principi sono sempre gli stessi. I cittadini, le loro volontà, le loro comunicazioni, la loro indipendenza è prioritaria. Altrimenti rimane una sterile vittoria. D'altronde si gioca in due, non in uno. Alla prossima!